Grati per sempre, a meno che non vengano battuti, e c'è gente che veramente non si conosce che viso abbia, che aspetto fisico abbia. Ma quindi di conseguenza nel momento in cui vengono battuti il loro avversario ha diritto di smascherarli. Ecco, scusami, ma in questo momento vediamo sullo schermo i titoli riguardanti la presentazione del prossimo incontro tra Tatsumi Fujinami e Gran Hamada contro El Hannibal e Perro Aguayo è messicano ed è quello che abbiamo visto un attimo fa col sombrero, e altrettanto è l'Hannibal messicano. Fujinami ormai è una vecchia conoscenza. Sì, in questo momento abbiamo ancora inquadrato Aguayo. Stiamo in questo momento vedendo veramente il più classico degli incontri di catch, cioè tutti, ecco, e un due altro sono mascherati, sì, esattamente. Infatti. E in questo momento è Gran Hamada, anche lui di origine messicana, cioè messicano ma di origine orientale. Sì, è stato naturalizzato, esattamente, è stato naturalizzato messicano. Ed ecco il nostro Tatsumi Fujinami, che è più, diciamo, più conosciuto, più noto ai nostri telespettatori. L'abbiamo più volte visto alle prese con grossi lottatori della lotta libera professionistica americana. Vediamo che in questo momento l'arbitro controlla sia le scarpe che i pantaloncini dei vari lottatori in maniera tale... È molto folcloristico, Tony, avere queste maschere, sì, vedo, indosso, infatti. Ma comporta, vediamo, anche un handicap a livello di respirazione qualche volta. Sì, non beh, è questo molto sì, semplice. Infatti pensavo che a livello proprio di respirazione sia la bocca che il naso, sì, e soprattutto anche per vedere hanno... No, sono completamente attaccate al viso, anche l'apertura della bocca, come speriamo avremo occasione di vedere, è veramente incollata le labbra, però si traspira molto e qualche volta veramente anche la respirazione, il campo visivo è un po' più limitato. Limitato anche perché con quelle prese talvolta violente e bestiali, non so, è facile anche spostarla, esatto, dalla sì, sede. Sì. Ecco, in questo momento è cominciato, la campana ha suonato, è cominciato l'incontro. Ricordiamo che è in un solo round, un tempo limite di 45 minuti, e abbiamo visto il nostro uomo mascherato, possiamo definirlo così, con una splendida tecnica di judo, Ippon Tsunagi atterrato, e l'altro ormai si è rifatto, Hamada, e l'altro Hamada che vediamo in questo momento verdi. In pantaloncini verdi, e comunque per i telespettatori diciamo che uno dei due combattenti è quello non mascherato. Ed ecco una serie di rapidissime, si è portato Hamada alle corde, ha toccato le corde, sta tentando, niente, nonostante che tocchi le corde, ecco l'arbitro ha sospeso l'incontro. Mi era parso che c'era stato un tentativo da parte di Hamada di un touch per il suo compagno, no, non di è squadra, riuscito. Ma non una è buona riuscito. Tecnica qui, una buona tecnica di jiu-jitsu, ed ecco il nostro Hannibal che è riuscito a bloccare con una chiave articolare il braccio di Hamada, il quale si è sollevato e forse riesce ad uscirne, non ancora. Uno Koshi da judo, una buona tecnica di Anka. E qui al momento niente, veramente molto bravo questo Hannibal. Abbiamo molto questa tecnico. Sera la particolarità di vedere due atleti che vengono dalla stessa scuola, da una scuola, la scuola messicana per l'appunto, che più volte ci hai detto, Paolo, che sono molto più rapidi, sì, degli altri ne stanno atleti. Dando, come hai visto, ne stanno dando dimostrazione. Ora vediamo qui chi dei due riuscirà ad avere la meglio, è solamente una questione di costanza fisica, e ne è uscito Hannibal, è riuscito a schienare, ma il nostro Hamada si rialza molto velocemente, l'arbitro controlla il combattimento, anche il pubblico è piuttosto tranquillo, sta seguendo, sì, con, molto che segue con molto attenzione. Aguayo anche, visto, stava, sì, controllando molto attentamente dai il bordi suo del ring. Non sono ancora intervenuti né Aguayo né Fujinami fino a questo momento. Vediamo Fujinami un po' preoccupato per le sorti del suo compagno Hamada, che lo vediamo in difficoltà in questo momento. E con un'ottima tecnica di gamba riesce a divincolarsi da questa posizione scomoda
e in questo momento sta facendo una chiave articolare al ginocchio del nostro Hannibal. Hannibal ha tentato con il suo braccio destro di agguantare il volto ed ecco che è intervenuto alle spalle. Peccato, fino adesso era stato sì, piuttosto corretto l'incontro. Alle spalle di Amada il Aguaio. Ecco che c'è stato un touch in questo momento, un tocco. E senti il pubblico ecco che riconosce il suo beniamino. E osanna per Fujinami. Si studiano i due avversari, sembrano non voler iniziare ed ecco che infatti Aguaio ha preso un gran calcione. Aguaio chissà cosa avrà detto, forse ma cosa stai facendo? Ma una tecnica da judo, sì. Uno osodogari. E vediamo rispondere a quel calcio con una certa qual violenza da parte di Aguaio, ma Fujinami non è da meno, del resto solleva... si è risentito del fatto che gli voltava le spalle e non iniziava, non accennava ad iniziare l'incontro, ad iniziare il combattimento. Aguaglio sembra piuttosto sì, ancora la solita tecnica molto bella, strano visto che Fujinami con la sua esperienza si sia lasciato per la seconda sorprendere. Volta sorprendere rapidissimi comunque anche questi due lottatori. Ora l'arbitro e il nostro Fujinami è riuscito a toccare le corde ma non riesce a divincolarsi dalla presa. Infatti vediamo l'intervento di Amada, sta cercando di strangolarlo aiutandosi con le corde. Ora l'arbitro richiama Aguaio, ma sappiamo come questi richiami siano un po' al vento e non siano più delle volte ascoltati dai vari lottatori. Ora è Fujinami che tenta di portare al tappeto e ci riesce, ma ancora una volta molto rapidissimo bravo Aguaio, ma altrettanto bravo Fujinami. Forse riesce a schienarlo, vediamo. Sta provando. C'è quasi riuscito, l'arbitro dovrebbe contare, infatti sta contando. Un ottimo ponte da parte di Aguaio. Vediamo questi atleti compatti e velocissimi nelle loro mosse. Ecco che c'è quel famoso scontro di forze. Vediamo Fujinami. Bellissimo davvero, ma altrettanto abile Aguaio. Anche se un poco scorretto. Sì. È riuscito comunque a divincolarsi. Ora questa è la tecnica dello spacca schiena, è vero Paolo? Sì, è definita così nel gergo. Sta ancora insistendo, cerca di portarlo a terra, è riuscito a far poggiare un ginocchio, ora lo schiena, prova, ma l'arbitro sta contando. È riuscito rapidamente a sollevarsi e a portare nuovamente al tappeto Aguaio. Ecco che vediamo che entra con un touch molto volante, il nostro perché Amada è entrato senza la chiamata, diciamo, da parte di Fujinami. Ecco ora che Amada costringe al tappeto Aguaio. Aguaio sta facendo cenno all'arbitro che c'è qualcosa che non va, ma non capisco bene cosa. Ed ecco che si è liberato dalla presa di Amada. Abbiamo i due messicani di fronte. Sì. Anche se Amada, lo ricordiamo, è di origine orientale, infatti i tratti somatici del viso. Ecco che ha preso un gran schiaffone alla mascella, stava tentando una presa dell'orso ma non ci è riuscito ed ecco questo scontro violentissimo e questa volta velocissimi, rapidi, davvero veramente sono rapidissimi. È andato a vuoto e riesce a rientrare. E purtroppo ecco l'intervento del nostro uomo mascherato di Hannibal che è intervenuto. Ora sono in due a combattere e ne ha la peggio lo stesso. Ancora uno scontro, una cattiva intesa tra i due compagni di squadra. Stupenda questa capriola. Lo stesso Fujinami applaude il suo compagno di squadra. È stata veramente è entrato sul ring, veramente molto spettacolare, molto bella. Sono degli acrobati talvolta questi atleti.
Vediamo che l'incontro in questo momento batte un momento di arresto, ma erano indecisi due chi entrare per primo, non sapevano esattamente. Sì, non c'era stato un touch corretto. Ed ecco Fujinami. Fujinami contro El Hannibal. Guarda che velocità, che di esecuzione. Bellissima, bellissima, bellissima questa presa. Veramente forbice notevole. Tentata per due volte, è stato rapidissimo anche Hannibal a liberarsi, veramente notevole da parte di Fujinami, incredibile. È rimasto un poco stordito. È rimasto stordito. È anche comprensibile dopo del... Secondo me, non vorrei errare Paolo, ma secondo me queste maschere danno soltanto un gran fastidio. Sì, ma anche questo è catch. Anzi, anche soprattutto questo è catch, no, per carità, è catch. Per carità. Sono convinto. È una forma di spettacolo, come già abbiamo ripetuto. Infatti tende di più, è un costume nel vero e proprio senso della parola. Questo incontro, devo dire Tony, un incontro molto bello, molto veloce, bello, tecnico, bello, sì. Poco scorretto per il momento. Speriamo che si conservi così, poiché è piacevolissimo vedere queste varie tecniche di eccolo, stupendo Fujinami, fuori. Fujinami che si è... Ora vediamo se riuscirà ad rientrare in tempo. In tempo, Fujinami è stato abilissimo, si è letteralmente steso con una rapidità incredibile al tappeto, evitando lo scontro e Aguaglio, di Aguaio. Che Aguaglio è volato è stato al di là dalla propria potenza, dalla propria potenza, delle corde. Dal lancio stesso della sua rincorsa oltre le corde del ring. Ed ecco ancora Amada. Sono di una rapidità incredibile, incredibile. Uno scontro tra Amada e l'Hannibal. Hannibal ha colpito al volo con un gomito Amada e ora lo vediamo letteralmente sollevato con questa capriola. Quello che non vedo è perché non c'è questo tentativo. Molto bravi. Non c'è comunque questo tentativo, vogliono continuare il combattimento. Non c'è il tentativo da parte di nessuno in questo momento, di nessuno dei due contendenti, a cercare di schienare l'avversario. Hanno deciso prima completamente di decidere chi è il più forte realmente. Ed ecco c'è un touch. Entra il nostro Aguaio. Amada alla peggio in questo momento, ha avuto una serie di colpi e continua a subire le percosse di Aguaio. Lo vediamo abbastanza mal partito, non riesce neanche a recuperare l'angolo del suo compagno, anzi vediamo che c'è un touch nuovamente a favore della squadra di Aguaio Hannibal. Non capisco perché Fujinami non cerchi di intervenire, o perlomeno perché Amada non tenti di raggiungere l'angolo opposto. No, c'è proprio questo tentativo da parte di Amada, ecco, una spacca cervello, ormai classica. Questa verticale e questa battuta col cranio sul tappeto del ring. Ecco che l'arbitro controlla. Vediamo l'intervento scorretto di Aguaio, che senza il touch l'arbitro conta, ma sono in due. Ed ecco finalmente Fujinami, risentito, è intervenuto, ma viene caricato da entrambi gli avversari. Ecco un momento di grossa scorrettezza. Ecco un doppio calcio volante portato a segno, bellissimo questo tuffo. Amada si tuffa di Amada, che ha cercato in questa maniera, riuscendoci, di atterrare il suo contendente Aguaio. Sono entrambi però storditi a terra, mentre sul ring ecco che in questo momento Fujinami è riuscito a schienare Hannibal. Eccezionale sempre la tecnica, la rapidità anche di questo atleta giapponese, che è riuscito in questa maniera a vincere l'incontro e ad aggiudicare alla sua squadra la vittoria di questo match. Veramente rapidissimo, vediamo in questo momento Amada che si rialza, ed ecco che l'arbitro alza il braccio anche di Amada. Gli altri due accettano la decisione arbitrale. Sì.
Ricordiamo che è sufficiente che uno dei due venga schienato. Sì, perché la squadra sia giudicata vincitrice dell'incontro. Vediamo che comunque c'è una certa reticenza ad abbandonare il ring. Vediamo, sì, è Aguayo che ha tentato ancora di assalire e assale Amada. Il combattimento continua anche se è terminato. I due perdenti che in un primo momento sembravano aver accettato il giudizio e il verdetto dell'arbitro sembra abbiano cambiato idea e infatti Aguayo è di spalle, continua a minacciare, l'arbitro fa cenno di uscire dal ring, anche perché dobbiamo collegarci. Ecco che Aguayo continua ad inveire contro il pubblico con una serie di parolacce.